Quindi è logico, è nella natura umana voler l'equilibrio stabile, voler che le cose non mutino. Poi le cose sappiamo che ci piaccia o meno, mutano. Mutano anche perché una persona cambia nel corso dei decenni, cambia il proprio pensiero, ma poi muore. Non la cambia, il proprio pensiero non lo cambierà radicalmente, ormai una volta che si è formato, ma prima o poi muore. E quelli che verranno dopo avranno un pensiero magari simile ma un po' diverso, oppure del tutto diverso. Dipende anche dagli eventi che agevolano questi repentini o lenti cambiamenti. Qui sotto si snodano le gallerie dell'installazione militare, purtroppo abbandonata, di cui un accesso è l'alba al vedere morto, un altro e qua hanno scelto, evidentemente l'aeronautica militare gli stava bene, perché sennò questa strada poteva essere semplicemente chiusa, ma questo è un sentiero autostrada, come vedete poteva essere chiusa al pubblico e arrivederci. Invece hanno scelto che poteva andare bene così e vediamo come è messo qui la fogna tappata. La porta si sta sfaldando, ma su dietro c'è il cemento armato, cioè armato, c'è un muro di mattoni, non è armato. Qui c'erano degli edifici di controllo, più che di comando. Ci saranno stati dei bagni anche, penso. Hanno tolto tutte le tegole, perché altrimenti le tegole sarebbero rimaste. Penso che ci dormissero pure. Le mura molto sottili, qui fa freddo dormirci. Probabilmente c'erano delle brandine, questa invece era una zona di comando, ci saranno stati dei tavolini forse quando era attiva. È sempre triste vedere delle installazioni militari abbandonate, come i tantissimi forti, pensate quanti ce ne siano stati nel corso di secoli. I romani hanno costruito i loro forti lungo il Danubio, il Reno e anche un po' oltre, perlomeno dal tempo di Augusto, fino a Traiano sono rimasti di legno, cioè quindi non pietra. Con Adriano è avvenuta la pietrificazione e la stabilizzazione definitiva dell'Imes. L'elemento più palese di questa pietrificazione è il vallo di Adriano. Vorrei andare a vedere le incisioni rupestri, ma è tardi. Lì c'è l'altro accesso alla base, quella attiva che sta qua su. E tra un po' poi ci sono anche delle telecamere di controllo. È anche giusto che ci siano almeno un minimo quelle installazioni che sono rimaste da quando non abbiamo più la leva, molto poche, che siano attive veramente e controllate in maniera efficace. Guardate che nebbiolina, ecco l'effetto quasi magico da ambiente fatato, se non ci fosse l'asfalto sarebbe l'ideale, perché siamo proprio sulla cima. Quindi ecco, siamo dentro il cappello del Monte Conero. Mi ricordo qui una volta con Luca Allori che lui aveva se ben ricordo, un
Keyway, un impermeabile molto ampio di colore arancione, qualcosa. Se ricordo bene, se non mi confondo invece con la passeggiata che abbiamo fatto alle Brecce Bianche, che lì sono sicuro ce l'avesse. Eravamo qua. Forse da quella volta che non ci venivo, non mi ricordo, non mi ricordo più. In genere cerco di registrare tutte le volte che passo qui, anche se poi non conservo in archivio, ma solo su quando una volta che l'ho caricato e basta, se no mi servirebbero non so quanti dischi rigidi. In teoria potrei, senza che passo per l'asfalto, potrei scendere da là, che ci sono dei percorsi, e arriverei direttamente dove ho parcheggiato la macchina. Adesso vedo, solo che è più lunga la strada. Qui si sta facendo notte già. Dicevo, quanti fortilizi, grandi, piccoli, ci sono stati? Fino a Giustiniano li hanno ricostruiti. Con Giustiniano, nel libro De Aedificis, o De Edificis, se volete pronunciarlo con l'ecclesiastica, che si ritiene sempre opera di Procopio, non so se ha torto o ha ragione, forse si attribuiscono un po' troppe opere a Procopio, che non era certo l'unico autore in grado di scrivere in quel periodo. E sono descritte anche, oltre chiaramente a Santa Sofia, la basilica che sarà per 1000 anni la principale basilica della cristianità, non orientale, ma cristianità totale. Ci sono anche tutti questi interventi militari sull'Limes, però già nel, mi sembra a fine del IV secolo, abbiamo un racconto che non so se di Ammiano Marcellino. Sono sincero, quando non me lo ricordo la citazione esatta, lo dico, in cui ci parla di installazioni militari, quindi forti, installazioni militari, l'idea di qualcosa di moderno, abbandonati e occupati dai barbari, che pensate voi, un forte romano in pietra che abbandonato, non c'è più nessuno. Rientrano questi gruppi di armati barbari che si riorganizzano lì, magari durante una marcia, vi cucinano, vi dormono, tutti eventi di minutaglia in un certo senso, di cultura materiale. Adesso devo chiudere perché potrebbero rompere. Ecco, usciamo dalla zona dove è divieto di eseguire foto, cinematografie e quant'altro. Curioso come qui al Monte Conero ci sia questa nuvoletta perenne sulla cima, perenne no, ma insomma spesso ci sia, mentre tutto intorno sgombro, c'è il sole. Parlavamo dei vari forti, no? Ecco, tutti abbandonati in varie
ondate occupati dai barbari, distrutti, ma anche utilizzati, probabilmente saccheggiati per quello che poteva esserci rimasto. Considerate che quando si trova un forte, le fondamenta, quello che ne resta, tuttora gli archeologi trovano qualcosa. Quindi immaginate voi un forte abbandonato da qualche anno, anche qualche decennio forse, ma qualche anno non ci rimaneva completamente abbandonato, se non erano i barbari o bande di predoni, di delinquenti, erano comunque gli abitanti locali che andavano a darci un'occhiata e a saccheggiare quello che si poteva. Anche parti di muratura sicuramente, soprattutto tutte le cose pesanti che non è possibile portarsi appresso. Pensate che nei forti sicuramente c'erano molti busti degli imperatori, anche dei comandanti, quelli che c'erano stati precedentemente, delle divinità, magari se non l'avevano già buttati via tutti dopo il cristianesimo. Tutte cose che avevano un valore intrinseco, almeno nel materiale, marmo. E questo in centinaia e centinaia di avamposti, forse migliaia se consideriamo anche quelli più piccoli, se consideriamo anche le semplici torri circondate da una palizzata dove stava magari solo poco più che una pattuglia, un contubernium. A presidiare. Di sicuro il legno, se non era lasciato marcire, veniva riutilizzato dagli abitanti locali, bruciato, oppure se erano ancora delle tavole buone, delle assi buone per costruire abitazioni, annessi o attrezzi per cui serviva il legno. Queste cose che sono state fatte, e non una volta ma migliaia di volte, in una superficie vastissima e in un tempo molto ampio, perché non è accaduto una volta in un periodo breve, dice l'impero romano è caduto nel 476, a posto, allora tutte le frontiere, tutti i forti di quel periodo sono caduti lì e nel giro di 10 o 20 anni erano stati abbandonati e saccheggiati, no? È un saccheggio che è andato avanti già dal III secolo in alcuni casi, poi finché l'impero era sopravvissuto si ricostruiva o ci si riprovava, magari si costruiva da un'altra parte e alla fine non si è costruito più. Adesso qui c'è la piazza, che c'è un po' di gente, ci sono le macchine e io adesso cerco di immettermi in mezzo ai campi per poi raggiungere la macchina. Ho messo la visione notturna perché si sta facendo molto scuro. Vediamo com'è. Sono le 18 passate e non solo sono le 18, ma quel poco di sole che c'è rimasto qui è oscurato dalle piante e da questa nebbiolina. Scende parecchio, qua sopra c'è l'albergo con i suoi campi sportivi, le sue strutture. Quel fischio che si sente ogni tanto con questa telecamera, quando si muove il quando la si muove in maniera leggermente rapida, ma non è che si fanno
ho notato che si sentono anche quando la registrazione non è in corso, quindi non è un problema del sensore della registrazione, ma c'è qualcosa che fa questo suono esternamente, poi il sensore che registra l'audio lo percepisce e lo registra a sua volta. Vorrei riuscire a capire che cos'è che lo fa. Allora, qui devo scendere, io devo vedere un attimo qua che c'è questa piccola struttura, e l'ho intravista, ma incuriosito. Chiedo a che cosa, vedete, quando c'è nero fitto, buio fitto, non serve granché alla visione notturna, è solo quando c'è poca luce. Questo è un parco molto piccolo, ma una persona in fuga che non vuole farsi prendere, soprattutto se chi è che lo caccia non ha una piena conoscenza del territorio, possono far comodi questi anfratti. Anche se dismessi, questo va bene neanche tanto perché è proprio lungo uno dei sentieri principali, vicinissimo all'albergo, quindi. Qui poi mi ricordo, non so se lungo questa stradina qui, c'è una stradina a un certo punto che percorrendo la fine in fondo si arriva ad una struttura di antenne, che non è le antenne della RAI che stanno su, lì c'è proprio un palazzo, una palazzina. Qua ci sono delle antenne con dei casottini, non ci sta nessuno, però sono comunque casottini. Non vorrei dire abitabili, che ci si può stare, insomma, non è che ci sono solo dei macchinari, tutto occupato come in alcuni container che si trovano nelle strutture di antenne che contengono dei macchinari, quelli che servono per la trasmissione del segnale, con grandi impianti di condizionatori, che se no prende fuoco, soprattutto d'estate, a quelle temperature. Solo che adesso non mi ricordo qual è la strada per arrivarci, anche se una volta c'ero arrivato, forse ho fatto anche il video. Tra andare giù sull'asfalto e fare questa strada qui, meglio questa strada qui. Certo, se è piena notte, ma comunque l'illuminazione non ce l'hai nemmeno là, non sai bene dove andare, tutto meglio che ti mantieni sull'asfalto, anche se questa, sempre per citare John Strambo, è un'autostrada, non è un sentiero. Mi ricordo sempre con lui che facevamo quel giro al Poggio, dove c'eravamo anche rimasti per consumare un pasto. Ricordo con affetto la sua carne e fagioli fatta da lui, che lui fa il cuoco, che si era portato dietro. E con affetto e gusto. Che lui voleva continuare imperterrito ad andare avanti lì lungo il Poggio verso praticamente il mare, verso Porto Novo, che è impossibile, diciamo, da raggiungere, almeno così, perché c'è una bella differenza di altezza,
perché un conto è il versante che va verso il mare, un conto è il versante interno che è molto più alto. E ci eravamo introdotti in un bosco molto fitto e lui insisteva un po' nell'andare avanti, dice: ma guarda, qui non andiamo da nessuna parte, non c'è niente, cioè ci sono solo alberi e non c'è un punto di arrivo chiaro. Infatti dopo un po' abbiamo desistito. Qui c'è un casottino di caccia, anche se mi sembra un po' particolare, è ridipinto e tutto, cioè questa è una strada un po'... già siamo arrivati, perché lì è passata, non so se si è visto dal video, ma è passata una moto con la luce, quindi siamo già arrivati. Vediamo però che distanza è la macchina. Ecco, lì c'è l'uscita e la macchina probabilmente è un po' più in giù. Il parcheggio dove l'ho messa io aveva una stradina che andava verso l'alto, però qua non vedo nessuna stradina, quindi si tratta innanzitutto di capire se è giù o su. Credo che sia su. Che puzza! Quelle due motociclette sono quelli di prima. Ti devi impestare comunque, anche quando vieni qui nella natura, per non respirare lo smog, tanto ti tocca. Sono andato troppo giù rispetto a dove avevo lasciato la macchina ed ho fatto un sacco di strada, un sacco, insomma un po' imprevista a piedi lungo l'asfalto. Qui è il parcheggio. Ora vi saluto e me ne vado. Grazie a tutti per aver visto questo video in mia compagnia.